Sono arrivati al porto di Massa questa mattina i 55 sopravvissuti all'ennesimo naufragio nel Mediterraneo. Erano a bordo di un natante fatiscente sovraccarico quando la nave di emergency li ha ripescati dal mare. I primi a mettere i piedi a terra sono stati 3 bambini, poi alcuni adolescenti non accompagnati, infine gli uomini e le donne. Sono originari della Costa d'Avorio, dell'Egitto, dell'Eritrea, della Nigeria e della Somalia. I racconti di quello che hanno subito in Libia prima della traversata fanno venire i brividi. In particolare mi ha colpito quella di una ragazza nigeriana di 24 anni, è stata torturata, gli hanno rotto un braccio, è stata violentata, ha visto persone morire vicino a sé. Ondata di sbarchi anche a Lampedusa, dove nelle ultime ore sono arrivati quasi 300 migranti salvati in 5 diverse operazioni di soccorso. Una di queste, coordinata dalla Guardia Costiera, non è riuscita ad evitare però la morte di un ragazzo di 20 anni, affogato a poche miglia dalla costa dopo che il barchino su cui viaggiava si è capovolto. Sul caso, la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, ma nel Mediterraneo rischia di consumarsi anche un'altra tragedia. Alarm Phone oggi parla di un natante alla deriva al largo delle coste libiche con a bordo un centinaio di persone. Finora alle loro richieste di aiuto non ha risposto nessuno.